La liturgia, seguendo le tappe dell'anno liturgico, ci mette nella Quaresima, tempo favorevole per crescere nella conoscenza del mistero di Cristo. Non è una conoscenza di tipo intellettuale, ma è un lasciarci immergere sempre più nella vita stessa di Cristo, per vivere, condotti dallo Spirito Santo, una progressiva identificazione con Lui e riscoprirci anche noi figli del Padre. È il cammino che proponiamo per questa Quaresima, lasciandoci condurre dalla via della bellezza, attraverso il canto, la musica, attraverso l'esperienza della Fondazione Frammenti di Luce e lasciandoci accompagnare, come presi per mano, dalla parola che la liturgia ci consegna di domenica in domenica. Un percorso che ci porterà fino a Pasqua per vivere questa esperienza luminosa e significativa per la nostra vita cristiana. Ogni volta l'itinerario dei 40 giorni che ci prepara la Pasqua di Cristo ha il suo avvio nella memoria delle tentazioni, quando Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Come alle origini, il serpente astuto tenta l'uomo e la donna allontanandoli dalla relazione con Dio, così ora l'antico tentatore prova a distogliere il figlio dal padre. Se tu sei il figlio di Dio, gli propone un percorso alternativo, più facile, più comodo, sicuramente altro rispetto al progetto originario del Padre. Questo è il combattimento spirituale che vive Gesù, è il combattimento spirituale che viviamo anche noi ed è evidenziato dal carattere penitenziale del tempo quaresimale. Ma noi non siamo soli in questa lotta. Cristo stesso ci accompagna in questo itinerario di fede, attirandoci a sé, conducendoci nel deserto e parlando al nostro cuore. E nel cuore di ciascuno di noi, nel cuore della Chiesa, risuona la parola che ci rivela il mistero dell'amore misericordioso di Dio e ci riporta da figli nel cuore del Padre. Diceva Agostino, egli da te ha preso la tentazione per sé, da sé la vittoria per te. Il Figlio di Dio, fatto uomo come noi, non solo resiste al tentatore, ma insegna a noi come fare a vivere la nostra umanità alla maniera di figlio. Si difende con lo scudo della parola fedele del Padre e aderendo a Lui con tutta la sua vita, obbediente fino alla morte, e alla morte di croce ci riconcilia all'amore del Padre. Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane, ti darò tutto questo potere e la loro gloria. Se ti prosterai dinanzi a me, tutto sarà tuo. Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Thank you.
perdi il sonno.